La terza tappa dell'anno congressuale comprende il periodo della Quaresima. Questo tempo forte della vita cristiana ci vedrà impegnati a ritrovare il centro di tutto. L'appuntamento domenicale con la Santa Messa sarà al centro della nostra riflessione e della nostra verifica. Rifletteremo sulla bellezza delle nostre celebrazioni, non per studiare qualche artificio, ma per essere veramente servitori del mistero della fede. All'Eucaristia si arriva e da essa si riparte. Quali sono gli elementi di gioia e di fatica nelle nostre messe domenicali? Sono la celebrazione di un gruppo chiuso in cerchio o aprono il cuore all'incontro con Dio e con il prossimo? Questa terza tappa vuole ritrovare il centro di tutto che è l'Eucaristia. C'è un controllo sulle nostre qualità delle nostre Eucaristie, perché quello ce l'ha nelle mani del Signore, però credo che siamo invitati tutti a ritrovare il senso e la forza delle nostre liturgie, proprio perché la liturgia coinvolge attorno all'altare per l'incontro con il Signore risorto la vita di tutta la comunità nei suoi vari aspetti. Così esprime il vero volto e il vero cuore della Chiesa. Vogliamo quindi aiutarci tutti, sacerdoti, diaconi, ministri, animatori della liturgia, della catechesi e della carità, a ritrovare il centro dell'azione missionaria della Chiesa, facendo una seria e approfondita riflessione sulla qualità delle nostre Eucaristie. Un primo aspetto da considerare è il rapporto tra Eucaristia e vita. La quotidianità, cioè la vita nelle sue espressioni più semplici e feriali, deve entrare dentro al momento celebrativo per trasformarsi in offerta al Signore. La celebrazione non è altro dalla vita. Se non c'è vita, non c'è una vera messa viva. Rischia di essere un dovere e un'abitudine vuota. Occorre evitare quindi la separazione tra culto e vita per attingere alla fonte della liturgia, una cultura della condivisione, è un vero slancio missionario. Il crocifisso risorto nutre con la parola e il pane dell'Eucaristia la nostra vita e ne fa dono per gli altri. Ci possiamo domandare: come arrivo alla messa? Come riparto dalla messa? Ne esco arricchito? La mia vita cambia? Una seconda riflessione riguarda il rapporto tra Eucaristia e celebrazione. Lo stile della celebrazione deve esprimere l'atteggiamento di Dio che accoglie, ama, perdona e guida i suoi figli. La bellezza della liturgia non consiste nelle nostre aggiunte, nei protagonismi, ma nell'esprimere attraverso gesti e simboli il Dio che si rende presente in mezzo alla vita del suo popolo. Il rito è a servizio di un intenso incontro comunitario con il Signore e non si può ridurre ad un ritualismo sterile e spento. Il decoro liturgico degli spazi, la comprensione del linguaggio liturgico, la cura dei segni, l'atteggiamento del corpo, l'osservanza del silenzio sono momenti indispensabili affinché la messa sia vissuta pienamente. Possiamo ora considerare un terzo rapporto, il rapporto tra Eucaristia e comunità. L'incontro con Dio genera una nuova esperienza di comunione tra i fratelli. La comunità va preparata, non si può improvvisare la celebrazione, va coinvolta nelle sue figure ministeriali, il sacerdote, i diaconi, i ministri, coloro che curano la liturgia e l'assemblea intera. Nessuno va dimenticato. Nessuno si deve sentire estraneo per evitare il rischio dell'individualismo. Il coinvolgimento effettivo di tutti, che non vuol dire per forza dover fare qualcosa, ma nel sentirsi pienamente e veramente partecipi all'azione liturgica, all'incontro tra Dio e il suo popolo. Un ultimo aspetto, il rapporto tra Eucaristia e gioia. Evangelii Gaudium
ci invita alla gioia. La liturgia esprime la vera gioia cristiana, non una gioia mutilata, scomposta, individualista, ma una gioia piena e vera, perché va al cuore delle persone, una gioia che si irradia e si diffonde. Le nostre messe accolgono e comunicano la gioia profonda o cadono a volte in un'atmosfera triste che si chiude in se stessa. La gioia, al contrario, lo sappiamo molto bene, la nostra esperienza ci apre e ci trasforma, ci trasfigura. Non esiste un metro per controllare la qualità delle nostre liturgie, ma si possono vedere i frutti di una vera celebrazione nella crescita del dono di sé, nella testimonianza gioiosa, nell'annuncio della speranza e nella carità fraterna. Thank you.